questo dietro le quinte, voi sapete, dietro le quinte di Sanremo. In realtà quest'anno è la seconda volta che partecipo a Sanremo e ti dirò che lo sto vivendo con molta serenità, forse fin troppa. Cioè, no, allora, ieri avevo sbalzi d'umore, però sono abituata perché una volta al mese comunque ce li ho. Quindi, cioè, adesso, oggi per dirti, mi sento proprio bene, perché ieri ho fatto abbiamo fatto tutti quanti le prove, la prima. Forse mi ha riallineato tutto, non so. Oggi stanotte ho dormito benissimo. Ci sono tante attività prima di esibirti, però ti dà la possibilità di raccontare meglio il pezzo e di farti conoscere, sono molto utili, cioè io le trovo utili. Poi mi piace tanto parlare, quindi non mi creano fastidio. E poi ci si organizza bene, in modo che, cioè, questa sera devo cantare, dovrò stare un po' in stanza, sistemare delle cose, riscaldare la voce, il momento trucco, che sono importanti dedicarli, perché ti mettono tutto in equilibrio. Devo essere in equilibrio per fare bene. No, in realtà Alessandro un po' di mesi fa mi chiama, lui è come me un po' prepotente, mi chiama e dice: senti, la canzone per Sanremo te la scrivo io. Così è attaccato, cioè non c'è stata una chiacchiera tra amici, perché poi devo dire, noi abbiamo un rapporto molto bello, perché molto onesto, ma fin da subito lui e Dario sono stati quelli che hanno scritto per me, comunque Nero Bali, che è stato l'inizio di questo percorso. E di Dario ho anche invece un po' di timore reverenziale. Ieri, dopo le prove, sapevo che c'era lui in platea, quindi ho finito di cantare e aspettavo dalle scale che scendesse per capire dalla sua faccia il riscontro di come era andata la prova, perché per me il suo giudizio è molto importante, quindi, cioè, era contento. Quando arrivò un brano, io sono interprete, allora ho avuto la fortuna di avere un pezzo di Alessandro, molto complesso, perché sai, Alessandro mi piace molto cantare, quindi è stato un pezzo che si canta. Quindi sono molto contenta, perché comunque ultimamente cantavo, ma un po' facile per me. Questo è stato molto impegnativo anche capire come farlo funzionare, perché è un pezzo particolare, perché ha qualcosa della tradizione della nostra musica e qualcosa di molto moderno. Quindi dovevo riuscire ad essere in entrambi i mondi, non portare il pezzo troppo indietro né portarlo troppo avanti, perché tanto anche la mia vocalità non lo è in realtà. Ci ho messo tanto per farlo girare, all'inizio non mi piaceva, non girava, ero proprio poco felice, ero molto arrabbiata come al solito, quando non faccio bene le cose. Ci ho messo un po' di mesi per farlo bene, ma anche per cantarlo poi bene anche live. È un brano che mi mette in difficoltà e a me questo piace molto. La mia voce è un po' una nemica amica, ci sono dei momenti in cui la odio profondamente, perché vorrei avere una voce leggera, delicata. E altre volte invece mi rappresenta, perché la mia voce è prepotente, è particolare, certe volte è poco gestibile, e io sono così, quindi non potevo avere voce differente. Prima di salire sul palco si beve un po' d'acqua, perché l'agitazione fa un po' asciugare tutto, e respiro. Cerco di scaricare la tensione a terra, quindi mi muovo un po', faccio un po', o cerco di distendermi. Però poi a me piace proprio, perché mi sento come se fossi un animale in gabbia, apri la gabbia e vai, fai casino.